Siamo qua presenti una cinquantina di persone provenienti da varie città d'Italia sul tema di Agorà della Mondialità. Stiamo riflettendo sui cambiamenti climatici, stiamo cercando di comprendere quali nuovi stili di vita ci possono aiutare a migliorare la nostra permanenza nelle società in cui viviamo. Molti di questi sono insegnanti, molti sono educatori di formazione e realizzano percorsi di educazione alla mondialità nelle scuole. Quindi il nostro incontro ha come obiettivo quello di confrontarci, in modo particolare sulla Laudato Si', che sarà il testo base che ci aiuta a trarre quali sono le attività concrete per poter diffondere nel mondo della scuola dei giovani. I giovani per noi sono la risorsa più bella, più preziosa e più importante, è una speranza straordinaria. Hanno bisogno del mondo degli adulti che gli dia un po' di spazio e di testimonianze che un mondo più bello, più pulito è possibile anche da subito, anche da oggi. Si tratta però di cambiare le nostre abitudini, che non costa molta fatica, ma costa conoscenza, informazione e formazione. È lunga tradizione che i centri missionari diocesani si occupino di educazione alla mondialità. E è un tema molto importante per le giovani generazioni perché aprono il loro sguardo a 360 gradi, perché amplino la loro sensibilità alla sensibilità del mondo, non solo dal punto di vista ecologico, il pianeta, ma soprattutto dal punto di vista delle persone, l'umanità. L'Agorà della Mondialità è un'iniziativa nata dal basso per mettere insieme esperienze di insegnanti, di persone impegnate nell'educazione delle giovani generazioni. È una piazza di scambio. Abbiamo voluto che non fosse identificata semplicemente con il mondo missionario, che fosse solo nostra, ma che fosse aperta una piazza di incontro di tutti coloro che, a partire da diverse motivazioni, ma convergono in questa educazione alla mondialità delle giovani generazioni. Per questo l'abbiamo chiamata Agora, piazza di incontro, di scambio.